Bene, adesso vediamo quelli che sono i Big Five, quello che caratterizza il nostro policlinico. Noi tutti questi anni, con i problemi che abbiamo avuto, sempre comunque superati, alla fine abbiamo visto che c'è un 20% di domande che se noi ci fossimo fatti prima di iniziare avrebbe condizionato l'80% dei risultati che avremmo ottenuto. E queste domande, le trovi proprio qua su questa lavagna. Le domande che qualsiasi paziente, qualsiasi equipe dovrebbe farsi prima di iniziare un caso, perché eviterebbe di avere problemi nell'80% dei casi. Delle domande semplici che se non fatte possono veramente portare alla deriva al paziente in una serie di eventi o situazioni che complicano il turismo dentale che sta facendo il paziente. Al primo posto vediamo la situazione di partenza del paziente. Se viene saltato questo punto è molto probabile che l'equipe sottovaluti il caso, lo tratti come un caso semplice, quando in realtà era un caso veramente difficile. Per capire la situazione di partenza del paziente occorre fare tutta una serie di esami, saper pianificare, analizzare la situazione, pianificare appunto gli interventi da fare. Al secondo posto troviamo la complessità del trattamento. È un qualcosa in cui noi ci siamo specializzati, ovvero noi andiamo a fare tutta una somma di fattori e alla fine salta fuori un livello di difficoltà del caso che ci fa classificare il caso come un caso veramente complesso, un caso mediamente complesso o un caso facile. È giusto che il paziente prima di fare la chirurgia conosca il livello di complessità dell'intervento. Un paziente può pensare che il suo caso è semplice quando in realtà ci troviamo di fronte a un tipo di chirurgia che è estremamente complicata e che può dare magari una su due delle complicazioni. È giusto che il paziente questo lo sappia, che il chirurgo e l'equipe prima di iniziare il caso abbia sott'occhio quella che è la complessità del caso. Desideri raggiungibili oppure sono desideri irraggiungibili? Noi proponiamo tipi di materiali diversi perché se un paziente desidera estetica non possiamo raggiungere estetica per esempio col metallo ceramica, se un paziente desidera una dentatura robusta perché vuole mangiare è difficile fare zirconio sopra quattro impianti dentali, si romperanno quei denti. È fondamentale analizzare quello che è l'obiettivo del paziente prima ancora di iniziare. Voi immaginate come essere dal parrucchiere. Il parrucchiere fa quello che è il miglior taglio di capelli, che lui pensa che è il miglior taglio di capelli per noi. Quanto è probabile che quel taglio di capelli a noi non piaccia? Ecco, questo qua è il terzo punto, ovvero bisogna parlare, parlare, parlare col paziente. Il 95% dei problemi sono basati sulla carenza di comunicazione. Al quarto punto, prima ancora di iniziare, sapere quanti rientri deve fare il paziente e quanto è lontano il paziente dal nostro policlinico. Un paziente che vive in Sardegna è diverso da un paziente che vive a Roma, un paziente che vive in Sicilia è più complicato rispetto a un paziente che vive a Milano perché deve fare uno scalo per tornare. Se in più si trova lontano dall'aeroporto, questo va analizzato prima ancora di iniziare per dire fai attenzione perché noi è vero che ti curiamo e facciamo di tutto per fare il miglior trattamento, però in caso di problemi sappi che comunque potresti avere delle difficoltà. All'ultimo posto, ma non per questo il meno importante, abbiamo potuto realizzare, potremmo realizzare il miglior trattamento con il budget del paziente? Se il budget è troppo ristretto, sappiate che difficilmente il policlinico potrà offrire un trattamento performante sul lungo termine. Infatti, quelli si chiamano trattamenti top di gamma, parliamo di impianti premium, di lavori fatti al CAD/CAM digitali, fatti con insomma tutte delle tecnologie che ci permettono di abbattere i rischi di malfunzionamento, ecco, dei materiali imperfetti sul lungo termine. Questi erano i Big Five, gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione, le 5 domande che ci abbattono dell'80% il rischio di avere problemi durante il turismo dentale. Un saluto. Vi mando questo video per ringraziarvi delle prestazioni che ho fatto presso di voi, presso l'SOS. Qua i nostri cari medici dicono che andarsi a curare all'estero non è valido in quanto non c'è igiene, i materiali sono scadenti, posso smentirli in qualsiasi momento. Premetto che io ho fatto 40 anni di infermiere, di cui 10 passati in sala operatoria di neurochirurgia, vi posso garantire che l'igiene,
che ho trovato in quei studi dentistici è nettamente superiore a qualsiasi sala operatoria italiana a livello di igiene. Poi che dire, per non parlare dei prezzi, chiaramente. Sono prezzi, io questi meravigliosi denti che mi hanno messo, ho speso 7.350 euro, qua in Italia ne avrei spesi 22.000-23.000, avrei dovuto fare un mutuo praticamente fino a che morte non sopraggiungesse, insomma sopraggiunga. Problema di lingua non c'è perché parlano tutti l'italiano, problema alimentare nemmeno perché sotto la clinica appena usciti a 3 metri c'è la pizzeria che si chiama Pizza Mania, si mangia benissimo. E si spende pochissimo. Io sono felicissimo, ultra contento di questo lavoro che ho fatto. È stata un'esperienza positivissima in tutti i sensi, sia per la professionalità dei medici, delle assistenti di tavolo, la cortesia ricevuta da parte delle ragazze, della logistica, da parte di tutti.